C'è nessuno qui? Che c'è? Porca troia! Ciao! Io sono Charlie e mio papà ha voluto che venissi io all'incontro. Sì, lo so. Ok, beh, è un piacere conoscerti. Figurati, è un piacere anche per me. Te l'ho fatta, cazzo! L'hai visto, cazzo? Te l'ho fatta. Quindi, aspetta, tu non sei qui? No, credi che sarei sceso qua giù? Cioè, adoro l'atmosfera, assolutamente. Mi piacciono i tuoi motivetti. Piuttosto spinti, cazzo, a non offenderti. Ma è una tale fregatura, diamine! Tutto qua giù è talmente... Mi spiego? In che senso? È un progetto a cui sto lavorando, di cui voglio davvero parlarti. Ehi, vacci piano, abbiamo tempo. Che ne dici se ci conosciamo un pochino? Ti andrebbe uno spuntino? Hai fame? Ci penso io. Ecco il mio piatto preferito, lo adorerai. Grazie. Te l'ho fatta di nuovo, troia! Che figura di cazzo, cazzo! Questa gallinella virtuosa aveva una cotta per il batterista, insomma. Ma tu lo sai chi sono io? Io sono Adamo, merda, sono il cazzo originale. Tutti i cazzi discendono da me. In che senso? Pensi di preferire il cazzo del batterista? Nemmeno per sogno! Io sono il cazzuto capo dei cazzi! Comunque, poi me l'ho data! Che bella scopata! Tu, che fai nel weekend? Andiamo bene! Proprio bene! Aspetta, tu ti chiami Adamo? Come il primo uomo, Adamo? Ciò significa che tu... Oh! Questo spiega molte cose. Lo so, cazzo rock and roll. Beh, Adamo, signore! Signor Adamo, signore! Chiamami capo dei cazzi! Adamo... Tu sembri uno in gamba, beh, un tipo onesto. E io so che tu sei il capo degli angeli e che tu sei un grande pensatore, un rivoluzionario, un genio! Insomma, parole tue, piccola! Adoreresti mettere il tuo nobile marchio! Porco mondo, adoro marchiare la roba, specie col cazzo! È la soluzione al nostro problema più grande! Ah, l'herpes, sì, è una merda! No, l'altro nostro problema più grande! Oh, quando ce l'hai moscio? La matematica! Il riscaldamento globale! No, quello è il problema della Terra. E quando la porti fuori per la quinta volta, quella pretende che le paghi il conto. Sveglia, ciccia! Le femmine non volevano la parità! No, il nostro comune problema del sovrappopolamento all'inferno! Oh! Quello non è un problema! È tutto sotto controllo, Lut! Quanti demoni hai accoppato quest'anno? 275 quest'anno, signore. 275? Wow, cazzuta! Lavoro meraviglioso, zinne assassine, pugnette! No, no, è un dramma! Quello è il mio popolo! Tu lo sai, vero? Oh, sì! Deve essere una sfiga per te! Ma chi non fa errori? Gli angeli non fanno errori. Lo credi davvero? Non lo credo, lo so. Sì, mai fatto un cazzo di errore nella mia cazzo di vita. Da lì rieducherò al mio husband hotel. Scusate, ora vi spiego meglio, è con lo sterminio. So che siete tenuti ad ucciderci e scommetto che odiate arrivare fin qui. Ma se ci accoglierete non sarà più così. Ogni cosa cambierà. Ci sarà la felicità. Ho sentito abbastanza, anche troppo per me. Okay. Vorresti mandarli tra i cieli perché vuoi dannati più felici per l'eternità. Beh, io... Ma dolcezza il loro fato non cambierà. L'inferno è per sempre, che a te piaccia o no. E le porte sono chiuse, perciò li punirò. Perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero. Vivranno nel tormento e poi li sterminerò. C'è da anche a me, sono un angelo retto e ubbidiente, ma sterminarvi è divertente. Andiamo bene, proprio bene. Quest'orda!